altro bambino da crescere. Sì, da crescere. Ogni giorno una nuova avventura, ogni giorno una nuova sfida. Vengono dal nulla. Sì, dal nulla di un quartiere. Vengono qui forse per trovare un futuro. Prego ogni giorno Dio che possa darmi la forza, insieme a quei pazzi che mi stanno vicino, di andare avanti. Di riuscire a togliere quanti più bambini è possibile dalla strada, come se fosse una corsa contro il tempo. Di riuscire a insegnare a quanti più bambini è possibile le regole della vita, attraverso lo sport. I miracoli dello sport nelle pagine appassionate di L'Oro di Scampia, un libro scritto da chi, come Gianni Maddaloni, il maestro per tutti quelli che lo conoscono, ha speso una vita combattendo ogni giorno per portare, con la sua palestra di judo, speranze ed opportunità in un quartiere in cui il disagio sociale ed economico è particolarmente sentito. Io credo che l'Oro sia un modello per i ragazzi del quartiere. Lavora sodo, sacrificio, non avere mai fretta di arrivare. Questo è il messaggio sportivo, è il messaggio di chi vuole veramente ambire al sogno. Questo libro che è una testimonianza di un attaccamento al proprio territorio, senza riserve, senza condizionamenti. Lo sport è uno strumento importante per prevenire, per avviare, per formare, ma la dignità viene attraverso il primo articolo della Repubblica Italiana, il lavoro. Senza lavoro perdiamo la nostra dignità. L'Oro di Scampia narra le esemplari storie di vita e le attività che ruotano intorno alla palestra del maestro, che offre anche corsi gratuiti a tutti i ragazzi disagiati del quartiere delle Vele, intrecciandosi con clamorosi successi internazionali, dalla nazionale ai mondiali e alle Olimpiadi, che contribuiscono a restituire il senso di tanto impegno insieme con i risultati legati alla lotta alla criminalità. La camorra è soltanto una storia di morte, una storia di sofferenze, mentre invece le storie che devono essere modello per i ragazzi di Napoli sono quelle come Gianni Maddaloni, e grazie a questo libro tutto quel percorso di storie napoletane, spesso silenziose, che sono quelle delle vittime innocenti di camorra, che toccano le coscienze dei cittadini napoletani, toccano le coscienze dei ragazzi e non te lo fanno neanche chiedere da che parte stare, ma sai da che parte stare. Per noi è una priorità, è un dovere contrastare la cultura camorrista attraverso la semina di una rivoluzione culturale, attraverso la semina di questi principi e lavorare con le scuole. Quindi ringraziamo gli insegnanti che hanno portato qui i ragazzi e sono fiera a Palazzo San Giacomo in sala giunta, quindi a livello cittadino, di presentare insieme questo libro, perché deve essere sui comodini di ognuno di noi. È un libro che fa bene al nostro cuore.